16:13 e iniziamo ufficialmente questa puntata di Picnic, un dialogo tra le generazioni, parlando, come vi dicevo, di volontariato. E come potete vedere, sintonizzatevi sul canale 87 del Digitale Terrestre, perché così potete anche vederci. Non sono sola, ma sono in compagnia di due ragazzi, che sono Anaïs Caffidi Domianello dell'ufficio volontariato della Diaconia Valdese e Dylan, che è un volontario e sta svolgendo proprio qui da noi in Valpellice un progetto ESC, ovvero Corpo Europeo di Solidarietà, proprio nell'ufficio del volontariato. Ciao ragazzi e benvenuti a Picnic. Ciao Giulia, grazie per questo invito. Più che benvenuti, io direi bentornati, perché in realtà voi siete già venuti in radio tante volte e siete già venuti anche in un certo senso a Picnic, perché vi ricordate che abbiamo fatto una puntata speciale di Picnic nelle chiese proprio nel mese di dicembre, tutta tema volontariato, e quindi ne approfittiamo anche per dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che se volete appunto saperne di più sul volontariato potete anche andare a recuperare quella puntata, si trova su YouTube e avrete tante informazioni. Ma oggi ragazzi vi ho invitato qui perché c'è una novità, è stato pubblicato il bando per partire per un servizio di volontariato internazionale, non è vero? Avete voglia di raccontarci qualcosa in più su questo bando e su come aderire ai progetti che ci sono? Assolutamente sì, siamo qui apposta, quindi grazie ancora Giulia. Io lavoro per l'ufficio di volontariato della Diaconia Valdese, quindi quello che posso dire è che siamo tornati a quel punto dell'anno in cui stiamo promuovendo la call per fare volontariato all'estero. Infatti non è una novità, sono anni e decenni che la Diaconia invia all'estero giovani a fare volontariato, per cui certo, in questo momento siamo proprio in fase di reclutamento. Quindi se qualcuno vuole partire, questo è il momento giusto per poterlo fare, per potervi contattare. Ma chi è che può partecipare? Come si può partire? Come si può fare effettivamente? Se un giovane ha, diciamo, fra i 18 e i 30 anni e vuole partire per l'estero, quali sono tutti gli step che deve fare per poter partire per un'esperienza di volontariato? Beh, innanzitutto quello che suggeriamo è di mettersi in contatto con il nostro ufficio, perché noi seguiamo le fasi dalla A alla Z, e quindi per mettersi in contatto con noi Dylan ci viene in soccorso, visto che lui come si fa Dylan a contattarvi? Esatto, lui si occupa nello specifico delle nostre parte social e comunicazione, quindi seguiteci su Instagram, che siamo VoloCSD, o anche su TikTok, JetVolo, e anche su Facebook, se siete un po' più Facebook people, Diaconia Valdese Volontariato. Perfetto, avete anche una mail alla quale si può scrivere? Sì, abbiamo il contatto mail volontariato@diaconiavaldese.org, nonché una pagina web nel sito della Diaconia Valdese in cui sono elencate tutte le destinazioni che abbiamo al momento disponibili. Per esatto, cui, andando, dove si può andare quindi? Esattamente, andando sul sito della Diaconia Valdese, nella sezione volontariato internazionale, si può trovare una serie di link che fanno riferimento ai progetti direttamente nei paesi, quindi c'è un elenco che anche qui Dylan mi viene in soccorso e mi dice che si può andare. Quindi potete andare a fare dei progetti alla Spagna, a Francia, al Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, e secondo me basta. Beh, sono già non pochi, diciamo che la scelta già c'è, quindi insomma se siete interessati a uno di questi paesi dovete assolutamente contattarli, perché appunto vi daranno tutte le informazioni poi per poter appunto fare l'application e successivamente poi partire. Voi comunque aiutate tantissimo proprio anche in tutto l'iter, diciamo, su come effettivamente poi riuscire in qualche modo poi a partire dopo, giusto? Quindi non si esatto, abbandonati, non si abbandonati. Sì. Già solo da questa pagina nel sito è possibile scaricare cliccando sul, diciamo, sulla nazionalità per scelta, un infopack che è un documento che contiene tutte le informazioni sul progetto, a partire da quando si svolge, dove, e poi contiene anche informazioni sul target a cui è destinato il servizio, e stiamo parlando di progetti nel sociale per lo più, quindi un po' come lavoriamo noi con la Diaconia Valdese in Italia, che destiniamo le nostre opere nel sociale, anche all'estero i nostri giovani possono lavorare con i bambini, con gli anziani, con persone che hanno disabilità o fragilità in genere.
E inoltre all'interno di questi infopack sono contenute anche una serie di informazioni logistiche che poi sono quelle che i ragazzi e le ragazze vogliono sapere. Ad esempio, ma il viaggio me lo rimborsano? Ma l'assicurazione è compresa? Ma che cosa vado a fare durante la giornata? Quindi il consiglio è di provare a vedere innanzitutto questi documenti che ci vengono inviati direttamente dai nostri partner, perché l'elenco di nazioni che ha fatto prima Dylan si riferisce ai progetti in cui il nostro ufficio è in partnership internazionale con delle organizzazioni estere che conosciamo da tanti anni e con le quali abbiamo già un buon rapporto di collaborazione. In realtà, quello che vi devo dire è che ci sono tanti altri progetti. Ovviamente il Corpo Europeo di Solidarietà propone progetti in tutta l'Europa, quindi esiste anche un portale europeo dei giovani in cui si può trovare un archivio, non dico infinito, ma molto vasto rispetto a questi progetti. Esatto, e poi voi tra l'altro vi occupate appunto di diversi progetti, come appunto dicevi, il Corpo Europeo di Solidarietà, ma poi c'è anche il Servizio Civile Francese e il Servizio Civile Tedesco, quindi diciamo che ogni progetto poi ha delle caratteristiche particolari, però questo possiamo dirlo, sono tanti progetti in cui effettivamente ci sono dei rimborsi, vitto, alloggio, anche contributi per il viaggio, quindi insomma può essere anche una buonissima opzione per tutte quelle persone che appunto in qualche modo possono essere supportate da tutti questi benefit. Quindi assolutamente, se siete curiosi, se siete interessati, avete voglia di mettervi in gioco, dovete contattare l'ufficio volontariato della Diaconia Valdese perché avrete tutte le informazioni e sarete supportati. Ma prima di salutarvi io vorrei chiedere qualcosina a Dylan, perché lui ha trascorso qui praticamente un anno, il tuo progetto si è quasi concluso, il tuo progetto del Corpo Europeo di Solidarietà. Come è andata questa esperienza? Dici qualcosa appunto su come è andata, ma anche se questa esperienza in qualche modo ha cambiato un pochino la tua vita, perché può essere anche interessante per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando, che magari hanno un po' paura di andare all'estero, oppure la prima volta che si mettono così in gioco. È un'esperienza che vale la pena fare, secondo te? Sì, adesso sono molto triste per tornare, per finire il progetto. È normale anche avere un po' di paura, perché vabbè, vai in un paese che non è il tuo, non sai neanche la lingua forse, ma c'è sempre la voglia degli altri di comunicare, di accoglierti. È stato veramente bellissimo. Io volevo dare tantissimo, ma non so se quello che ho dato è tantissimo, ma ho ricevuto più da quello che ho dato, secondo me. Ho imparato tantissimo, tantissime cose. Adesso la mia vita è un po' in quel momento da dire e adesso cosa faccio? È quel momento. Ma sì, è un'esperienza fighissima, intensa, molto impegnativa anche per, emotivamente. Ma sì, è stata una bella esperienza. Sì. È molto bello quello che hai detto. Effettivamente, quando si fa volontariato, si pensa che si va in un luogo e si deve dare qualcosa. Ed effettivamente è parte dell'esperienza, ma poi si riceve in realtà tantissimo. Quindi è un'esperienza che possiamo dire in qualche modo può davvero cambiare la vita e può anche aiutare appunto poi a capire cosa fare dopo. Noi facciamo qui a Picnic tutti i lunedì pomeriggio questa rubrica chiamata Volontariato Inclusivo con Gabi, e lei ci racconta sempre che appunto il volontariato ha avuto un impatto immenso sulla sua vita e veramente l'ha aiutata poi a capire che cosa fare dopo. Quindi possiamo dirlo a tutti, fate volontariato? Qual è il motto? Io volo, e tu? Io volo. E tu? Bellissimo. Grazie mille Anais, grazie Dylan per essere stati qui. Volete ricordare ancora una volta i contatti e poi ci salutiamo? Instagram, VoloCSD, TikTok, JetVolo e su Facebook, Volontariato Diaconia Valdese. Seguiteci. Perfetto, seguiteli. Ciao, grazie mille per essere venuti ragazzi. Noi adesso ci ascoltiamo ancora un po' di musica.